disagio sociale intorno al problema dell'indebitamento, del sovraindebitamento, della crisi finanziaria e quindi anche, diciamo, dell'usura è sostanzialmente triplicato in questi ultimi anni. Questo usuraio aveva usurato 116 persone. Un uomo dotato di pistola, di porto d'armi, che minacciava le vittime con la pistola d'ordinanza. Ma in un momento di questo tipo, queste situazioni portano la gente in mano all'usura. Perché all'usura, sull'usura, su cui si dicono un sacco di luoghi comuni, non si va perché la banca ti ha negato il credito. Ma quando tutte le transazioni avvengono in contanti? Ed è il punto su cui la legge necessita di essere rivista. Io dall'usuraio vado perché so sconfinato dal fido e se non rientro vado in gestione rischi e ho finito di lavorare. Vado perché se non copro l'assegno vado in protesto e ho finito di lavorare. Io ho debiti ancora, ho debiti con almeno una sessantina di persone. La mia vita era fatta solo di caffè e di tranquillanti. Non vivevo più. Il capitalismo come forma economica, sin dalle sue prime origini, ha portato al fulcro la moneta. Puoi essere nato in Italia da questa parte, cioè sei un borghese, hai un buon lavoro e sai della criminalità perché magari l'hai letto sui giornali o almeno nei titoli. Ma puoi essere nato da questa parte e con la criminalità puoi avere avuto a che fare, magari non volendo, perché non potevi fare diversamente, ma questo è un altro discorso. Io sono un imprenditore calabrese, anzi lo ero. Per lunghi anni la mia vita è stata sempre ricca di soddisfazione da un punto di vista economico e professionale nel mondo lavorativo. Forse voi non sapete, ma in Calabria, come ogni parte d'Italia ormai, il sistema bancario era estremamente drogato, come lo è tuttora. Drogato nel senso che se lei ha bisogno di denaro, le banche le chiudono la porta in faccia. E quindi mi sono trovato a non avere delle coperture bancarie e ritrovarmi sull'orlo della bancarotta. È nata la mia tragedia, cercare il denaro e rivolgermi a persone. Le associazioni mafiose non facevano prestiti e usura. Noi il massimo che venivamo a sapere era che chiedevano il pizzo agli usurai. Quindi l'usuraio che stava sul territorio poteva dare i prestiti interessi, però doveva pagare il pizzo al clan mafioso che controllava quel territorio. Ma che addirittura famiglie di 'ndrangheta entrassero nel mercato usuraio non si era mai sentito. È una cosa di questi ultimi anni. Il motivo è evidente. Loro rispondono al duplice scopo di riciclare denaro e di mettersi nell'economia legale. Da parte della vittima c'era, e si lega naturalmente al discorso che facevo prima della crisi economica, la mancanza di liquidità. E clan camorristici, mafiosi o di 'ndrangheta hanno una tale massa di liquidità dovuta al traffico di stupefacenti, all'estorsione, che non hanno nessuna difficoltà a dare dei prestiti, addirittura, come si è detto, in alcuni casi addirittura con tassi di interesse al di sotto di quelli bancari, quindi di quelli legali, ma perché il loro interesse non è accumulare denaro attraverso l'usura. È tutt'altro. Fausto Bernardini alcuni anni prima aveva fondato una società di calcio a 5 nell'ambito della parrocchia che frequentava con la famiglia. E poiché questa squadra inaspettatamente era arrivata a dei livelli sportivi piuttosto alti, si era presentata la necessità di ottenere delle sponsorizzazioni, finanziamenti che per le vie ordinarie non erano arrivati, pertanto si era rivolto ad un commerciante del suo quartiere dal quale precedentemente aveva ricevuto delle sponsorizzazioni. Da questo commerciante vado là e gli chiesi se poteva prestarmi 10.000 euro perché avevo questo tipo di problema. Lui mi rispose che non aveva
questa disponibilità, ma che conosceva un suo amico che aveva un armadio pieno di soldi, che dovevo dargli un interesse mensile del 10%, ma che la cosa era semplice, non c'era nulla di difficoltoso. Non avrei mai immaginato di dover poi alla fine non restituire il 120%, bensì una richiesta di 1.200.000.000 ci fu. A fronte di una dazione, quindi lui alla fine a me aveva dato intorno ai 70.000 euro, però io ne ho riconsegnati 300.000 in un anno e mezzo. Le mie frequentazioni non erano più le solite di persone per bene, ma erano tutte di gente poco per bene. Le mie frequentazioni erano diventate con gente malavitosa, perché erano coloro che mi avevano dato denaro, alle quali io dovevo anche prestare un po' di, come dire, di presenza per non insospettirli dal fatto che io non avevo la possibilità di restituire questo denaro. La cosa andò avanti per un anno e mezzo. In quest'anno e mezzo di inferno, io persi la mia famiglia, persi mia moglie, persi mio figlio, perché me ne andai di casa, giusto per evitare a loro delle conseguenze sgradevoli, perché erano arrivati a bussare sotto casa, sapevano dove andava a scuola mio figlio, avevano lasciato 3 proiettili che io ovviamente per paura non denunciai allora quando avvenne la cosa. Arrivavo alle 4 del pomeriggio, io chiamavo il Big Bang perché a quell'ora, pure se incontravo qualcuno, qualche conoscente, sicuramente non poteva avere una disponibilità di 2-3 mila euro così in tasca, e quindi ormai perdevo le speranze, per cui in qualunque punto mi trovassi con la macchina accostavo e mi addormentavo, cadevo proprio in catalessi, in un sonno profondo, fino a che poi qualcuno per telefono, qualche passante, in qualche modo mi svegliava e facevo così marcia verso il mio usuraio, che a prescindere dal fatto che gli dovessi dare dei soldi, o ce l'avevo o non ce l'avevo, oppure perché non era un giorno in cui dovevo consegnare il denaro, comunque mi doveva vedere. E quindi andavo mesto ad incontrare questa persona, speranzoso che non usasse la violenza nei miei confronti, perché tutte le volte che lo incontravo, comunque lui sulla sua macchina aveva una mazza da baseball di queste per spezzarti le ossa, oppure ogni tanto apriva il cassetto per far vedere che c'era la pistola, insomma. E quindi affrontavi così con molta paura quei 2 minuti di terrore, cercando sempre di posticiparli al più tardi possibile. Io cercavo denaro come il drogato cerca la droga, però sempre piccoli prestiti. Non andavo mai da amici che conoscevo, perché avrei perso quella mia onorabilità di cui andavo fiero. Il fatto di diventare come un tossicodipendente che va in cerca di sostanze stupefacenti, tu vai in cerca dei soldi, per cui come mi vedevo la gente scappava. Quindi la vittima di usura normalmente distrugge tutto, distruggi il patrimonio e tutto quello che c'hai, e tutte le relazioni sociali. Io ho completamente distrutto le relazioni sociali con tutti. È un rapporto estremamente difficile da spezzare, quello tra la vittima e l'usuraio. C'è una dipendenza psicologica che non ti permette di spezzare. Io quando ho denunciato avevo la sensazione di denunciare mio padre. Tra, diciamo, gli addetti del settore si parla da alcuni anni di modificare totalmente il sistema punitivo in materia di usura. Una delle proposte è quella di attribuire maggiore peso punitivo all'articolo 132 del testo unico bancario, che è di fatto l'esercizio abusivo del credito, ritenendo che sia quella la fattispecie pericolosa da prevenire e da punire.
Ma purtroppo una legge scritta bene spesso e volentieri si scontra con la burocrazia. Nel senso che l'accesso al fondo, ottimo elemento, spesso fa passare degli anni. In quella, diciamo, vacanza di 3-4 anni un imprenditore non può rimanere senza lavorare. E spesso noi abbiamo casi disperati di gente che non ha neanche più soldi per mangiare. Oppure c'è una mancata comunicazione tra il tribunale penale e il tribunale civile, per cui noi abbiamo sul penale il processo che porta alla condanna dell'usuraio e sul civile il sequestro dei beni che è partito magari dalle banche della vittima di usura. A noi arriva la notizia di circa un decimo delle vittime di usura. Di questo decimo che può arrivare alle associazioni, riusciamo a notarne uno o due. Aiutare, noi intendiamo, riusciamo a portarlo alla denuncia e quindi a intraprendere tutto l'iter giudiziario che porterà alla condanna dell'usuraio e al risarcimento del danno per la vittima. Per la legge la tua denuncia deve essere avallata da fatti concreti, quindi io ho dovuto avere delle microspie addosso, ho dovuto rincontrare queste persone, dovevo farmi seguire da queste persone, e con queste persone ormai eravamo arrivate ai ferri corti, perché io per un mese e mezzo prima di denunciare non mi facevo trovare. Quindi ogni volta che mi incontravano era una paura incredibile. Dopo in realtà quello che dicevo si è avvalorato dalle intercettazioni e tutto. Mi diedero un appuntamento, io ho detto ma di giorno posso vederli, perché dovevo continuare in ogni caso a mantenere questo rapporto. E lì fui massacrato di botte e quindi dopo furono arrestati. Quel giorno arriva un mio collega presto in ufficio al quale dovevo dei soldi perché gliel'avevo chiesti e me l'aveva prestati. Mi prende di peso, dice adesso andiamo in banca a prendere i soldi. E in quel momento ho avuto la forza di raccontargli il dramma che stavo vivendo. Questo mio collega, che non finirò mai di ringraziare, mi diede la forza di denunciare. In pratica fu lui che mi aiutò a spezzare la catena della dipendenza psicologica nei confronti di questa persona. E non mi sento tuttora un eroe. Io l'ho fatto per paura, non per coscienza di doverlo fare. È duro ammettere questo. Io l'unico modo per uscire è denunciare, non ce ne sono alternative. Il vero problema è questo, io denuncio, bene, cosa succederà dopo?